Zucchero, buongiorno a Don Domenico e buongiorno a Carlo e Anna Maria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e buongiorno tutti ai nostri amici a casa che stanno lì in attesa per preparare le ricette insieme a noi. Che ricette saranno? Ma sarà una puntata un po' vaporosa. Io direi tortellosa. Ma anche saporita. Ma vaporosa che vorrà dire? Fatta a vapore. Vapore. Quattro ingredienti a vapore. Va bene, allora noi facciamo subito una bella torta del convento. Che torta si è, Don Domenico? Una torta al latte di montagna. Latte di montagna? Ma questo è il latte di montagna? Che profumo, Don Domenico! Il latte di montagna che cos'ha di diverso dal latte in genere? Beh, intanto i pascoli sono migliori, no? Sono biologici, li possiamo, ecco, considerare. Intanto comincio... Sì, sì. Ecco. Questi luoghi, questi borghi che si trovano in montagna a contatto con la natura, dove tanta gente ha deciso di continuare a vivere e di far rivivere questi piccoli borghi. Che ne dite, signori assaggiatori? Ah, io sono felice anche perché nella mia zona veronese ci sono tanti borghi di montagna. Ci sono quei masi dove ancora fanno il latte così, dove fanno le ricette con i prodotti del luogo e vogliono mantenere il territorio assolutamente ancora intatto per poter proseguire questa tradizione. E allora, Don Domenico ha rotto 6 uova. E bisogna montarle tanto insieme allo zucchero. Abbiamo 120 grammi di zucchero. La caratteristica di questa torta, mi ha spiegato Don Domenico, è proprio quella di montare tantissimo le uova molto e lo zucchero. Devono essere molto spumose, gialline, proprio crescere tanto, Don Domenico, sì, tanto, vero? Tanto. Anche perché, Don Domenico, guardando poi questa torta, questo latte, cioè il tipo di alimenti semplici, proprio genuini della natura, fanno pensare anche un po', come dire, Don Domenico... anche... Al digiuno? Sì, mi avete letto nella mente. Perché, voglio dire, il digiuno si intende non proprio rinunciare a tutto, ma no, mangiare delle piccole cose Intanto sane, digiuno significa sobre, anche sobre. Non fare dei pranzi, oppure ecco, prendere merendine tra un pasto e l'altro, sì, no? Sì, astenersi. Sì, sì, sì. E magari in certi giorni, che i giorni di digiuno, starsi attenti, no, a non esagerare, quindi, non mangiare per esempio la certo carne, ma osservare il digiuno, ecco, nella vita di un monaco, sì, no, significa anche per esempio far tacere tutti i mezzi di comunicazione, anche, no? Anche i cellulari, ecco, non fare la televisione, shopping, tante, ecco, cose. Sì, ecco, tante cose, ecco. Allora, digiuno significa anche silenzio, no? Silenzio, che bello, il no? Silenzio, il silenzio di montagna, come questa bella torta. Don Domenico, vi do una mano perché sennò qui questa non torta non più la gonfiamo più. Allora, vado con il frullatore elettrico perché Don Domenico ci ha spiegato che deve crescere molto. Qui, che dite, Don Domenico? Abbastanza spumoso? Sì, sì, è perfetto. Va bene? Sì, sì. Allora, a questo punto dobbiamo aggiungere il latte di montagna. Se non avete proprio quello di montagna, il latte che avete, però deve essere intero, vero? Sì, latte deve intero. Deve essere intero di montagna e a filo lo dobbiamo, ecco, mettere. Ecco, lo dobbiamo versare a filo continuando a girare, montare. A montare. Ma che bella torta, Don Domenico, solo con 3 ingredienti, uova, zucchero e latte, 1 litro di latte, quindi 6 uova, 120 grammi di zucchero e 1 litro di latte intero. Continuate a montare e montare, poi metterete il vostro impasto in una bella teglia. Ma ne è troppo piccola? Eh sì, è vero. Ne prendiamo una molto più grande, visto l'impasto. Ecco qui. E inforniamo 180 gradi, 50 minuti. Vai, Don Domenico. Io metto un po' a posto perché è il momento di fare entrare i nostri ospiti e sentiamo la musica.
grazie. Ecco qui, pensate un po', oggi abbiamo con noi mamma e figlio, Maria Luisa Langiano e Alessandro Terenzi, che vengono da Cassino per cucinare insieme e dimostrare così il loro amore a tutti noi. È bella questa cosa di mamma e figlio che cucinano insieme per noi. Alessandro è un bravissimo cuoco grazie agli insegnamenti di mamma Maria Luisa, e allora iniziamo subito. Da che cosa? Allora, ci servirebbe una zucca. Una zucca? Una zucca. Allora. La zucca, la zucca, la zucca, niente. La zucca. Non è che sta in questa pentola qui la zucca? Ecco, Don Domenico, mi fate sempre questi scherzetti, io non l'avevo nemmeno vista la zucca. Che eccola, cos'è? Qua. Ah, che profumo. Se ci serviva un po' di tempo, no? Per iniziare subito. Don Domenico ci aiuta sempre. L'avete messa sì, a vapore. Prima. A vapore. E, quindi deve essere messa in una pentola senza acqua. Senza acqua. Perché la zucca rilascia il vapore, suo liquido, il suo vapore, quindi e quindi cuoce da sola. Cotta finché si sgretola. Diventa proprio una crema. Una crema. Allora, la zucca ce l'abbiamo. Sì. Andiamo a vedere che cos'altro ci può servire. Ok, allora Virginia, ci servirebbero degli amaretti e delle mandorle. Mandorle e amaretti, mandorle e amaretti. Lì abbiamo, Don Domenico, abbiamo delle mandorle già tritate. Che dici, va bene? Va benissimo, altrimenti le avremmo tritate noi. Ma va e bene. Amaretti, adesso, Don Domenico, dobbiamo andare a cercare gli amaretti. Ho trovato intanto questi. Che ci dobbiamo fare? Ci facciamo... Bisogna frullarli? No, li rompiamo. Ah, allora. Li possiamo mettere in una ciotola o anche su un tagliere, così sì. Va bene. Ti do un mattarello. Esatto, un mattarello. Carlo, do una botta di amaretti. Basta che non lo rovinate. Questi vengono, si schiacciano piano piano. Sì, sì. Carlo, il problema è dove stanno gli altri amaretti? Io adesso mi chiedo, questi non bastano, sono solo 5. Serviranno sicuramente più amaretti. Don Domenico, ne sapete qualcosa? No, io no. Sul tavolo di Carlo non vedo niente. Vedete amaretti? No, qui non li abbiamo. Questa volta Carlo non ha fatto nulla. Niente? Va bene, allora, le mandorle sono tritate, gli amaretti li andremo a cercare, la torta del latte di montagna di Don Domenico in forno, la zucca pure c'è, ma che cosa dobbiamo fare con tutte queste cose? Lo scopriamo tra poco? Lo scopriremo. Dillo tu, Alessandro. Di Frosinone, mamma e figlio, Maria Luisa Langiano e Alessandro Terenzi, che stanno già iniziando a cucinare, hanno tritato delle mandorle e qualcuno, penso Don Domenico, ha cotto la zucca a vapore, sì. E abbiamo finalmente trovato anche degli amaretti tritati che il nostro Carlo aveva nascosto come al solito. E allora, per farci che cosa con tutte queste cose buone? Adesso andremo a preparare dei tortelli alla zucca. Tortelli alla zucca di nonna Rina. È una ricetta mantovana perché nonna Rina, ovvero mia suocera, era di Suzzara, provincia di Mantova. Ma che ed bello. È una ricetta che ha trasmesso a noi in famiglia. Trasferita a Cassino per amore, sì. E vi ha lasciato queste ricette buone, quindi avete unito insieme le ricette del Frusinate, le ricette sociare, con le ricette del nord. Certo, bellissimo. Esatto. E allora vi do subito gli ingredienti per preparare i tortelli di nonna Rina. Per la pasta vi occorrono un uovo per ogni 100 g di farina, un pizzico di sale, un cucchiaino di olio e poi per il ripieno 600 g di zucca, 100 g di amaretti, 100 g di mandorle, noce moscata grattugiata e parmigiano. Poi per il condimento 100 g di burro,
noce moscata grattugiata e un ciuffo di salvia. Allora, iniziamo subito, Maria Luisa. Allora, intanto procediamo unendo per l'impasto la zucca che abbiamo fatto. La zucca l'abbiamo cotta a vapore. A vapore. E in particolare è importante che la zucca sia di tipo la zucca mantovana, dottor Mantovana Domenico, non deve essere del tipo acquosa, non deve rilasciare acquosa. Acqua. Quindi la crema che si ottiene deve essere piuttosto densa. Poi uniamo gli amaretti tritati. Gli amaretti e le mandorle devono essere tritate. Sì. Ecco qui, amaretti e mandorle. E sono 100 grammi e 100 grammi. E parmigiano. Quanto ce ne va di parmigiano? Ma diciamo che conviene mettercelo perché si accorpa nell'impasto. Un altro 100 grammi. Quanto sì, basta? Sì. Vediamo, ecco. Vediamo un attimo se si amalgama bene. È proprio un bel impasto, è buono questo piatto, Alessandro? Allora, è un piatto tipico del nord, diciamo apprezzato anche al sud, perché è un, c'ha un sapore, un dolce amaro, perché comunque... l'amaretto si sente un po' quel dolciastro, però con il tortello, che è un piatto salato, unisce un sapore particolare. Ma che bello. Lo assaggerai. Anna Maria, lo conosci questo piatto? Lo conosco benissimo, sì. Perché guarda, noi siamo un po' al confine con Mantova, sì. E ogni tanto andiamo in questi piccoli borghi mantovani, tipo il borghetto di Valeggio, che è molto bello, dove fanno questi ottimi tortelli. E la cosa buona, è l'ingrediente principe è l'amaretto. Perché in bocca si sente, come diceva Alessandro. Io non l'ho mai mangiati questi tortelli. Voi, Don Domenico? Mai. Vero, con la zucca l'ho mangiati tante volte. Con la zucca sì, ma con gli amaretti e le mandorle mai, Sì. Carlo, li ha mai mangiati? Li ho mangiati e sono buonissimi. Buonissimi. E allora, visto che li hai già assaggiati, questa volta farai spazio a noi. Virginia, ci allunghi anche un po' di noce moscata. Provvederò per conto mio. Un pizzico di noce moscata e diciamo che il nostro ripieno è pronto, giusto? Esatto. Dobbiamo fare l'impasto, quindi la pasta. Allora, la farina. Sì. La farina, abbiamo detto, quanta ce ne va? Allora, la farina, allora noi facciamo una proporzione 100 grammi su un uovo. Un uovo. Quindi diciamo... Tre uova, 300 grammi. Facciamo 100 grammi a persona. Sì. Benissimo. Benissimo. Allora, possiamo, diciamo, metterla sulla... Sì. Sulla spianatoia. La allarghiamo. Facciamo la fontana. La fontana. E... Le uova? Sì, le uova e una forchetta, esatto. La forchetta... Allora, è bello vedere, guardate un po', mamma e figlio che lavorano insieme. Ma voi lo facevate fin da quando Alessandro era piccolo, Maria Luisa? Sì, gli ha insegnato proprio da... Lui è figlio unico, no? Sì, lui è figlio unico e lui ha, gli ho insegnato io a fare queste ricette, ma anche mia madre era una brava cuoca. Anche tua mamma. E lui ha preso anche da mia madre. Io aiutavo. Dalle nonne. Quindi dalle nonne direttamente. Voglio far vedere queste foto di Alessandro da piccolino, guardate che carino. E quindi ti piaceva proprio, insomma, aiutare la mamma e le nonne. Sì. In particolare la nonna materna. Sì. Che viveva nello stesso vostro palazzo, nello stesso stabile. Sì. Sì, per come cui si chiamava la nonna? Nonna Livia. Nonna Livia. Ed è vero che faceva dei pranzi luculliani per tutta la famiglia, quindi non solo per voi. No, cucinava per tutti. Nipoti, famiglia, fratelli, tutti a pranzo dalla nonna. Sì. Certo, preparava pure dei pranzi, li mandava mio zio. Cioè, gli piaceva cucinare. Per tutta la famiglia. E gli piaceva anche avere, diciamo, la famiglia accanto. Quindi gli faceva piacere se venivano a trovarla nipoti, fratelli, zii, e cose che diciamo le persone anziane legano di più, i nonni. Sì. Legano molto le famiglie. Le generazioni, sì. È vero, è vero. Fin quando ci sono i nonni, Don Domenico, le famiglie rimangono molto unite, anche dopo. Però si sente che manca qualcosa. Ma anche quando ci sono i genitori, le famiglie sono unite, perché i genitori, specialmente in certe circostanze, vogliono tutti figli e nipoti, no? Uniti, insieme. E naturalmente poi anche i genitori dei genitori, quindi ecco.
E infatti anche da voi funzionava così, assaggiatori, tutti a casa dei nonni. Tutti a casa dei nonni e soprattutto la mia mamma, che era molto brava a cucinare, come ho detto molte volte, era un po' lei però che univa tutti quanti. Allora venivano i nonni, i suoceri suoi, i suoi genitori, insomma, e tutti gli zii, stavamo tutti insieme perché era proprio la domenica dedicata al pranzo. E tu, Carlo? E io abitavo con nonno e nonno, quindi non è che c'avevo problemi. Certo. Ma che cos'è? No, qui dobbiamo esprimerti un nostro pensiero. Che è successo? Quella è la torta di Don Domenico? Questa è la torta di Don Domenico, ma si va in montagna. Si prende il latte di montagna, che è molto alto. Si prendono le uova di montagna, si mescolano. E dopodiché, con tutti gli ingredienti di montagna, la frittata ci guadagna. Bella ecco questa. Qua. La frittata di Don Domenico. Ma che è una frittata dolce? È una frittata dolce, Don Domenico. Ma sarà buona? Sì. Credo di sì, senza dubbio. Con latte di montagna. Con latte di montagna. Io direi di provare. Addirittura col cucchiaio. Eh sì, perché vedi, è proprio morbida morbida. Metti un altro pochino. Perché poi che dipende. Sì. È un profumo squisita. È buona? Ma guarda, è incredibile. Don Domenico, questo esperimento della torta al latte di montagna non mi sembra particolarmente riuscito, però, però noi dobbiamo sperimentare. Queste sono ricette antiche. Non è detto che adesso vengano nella stessa maniera in cui venivano un tempo. Sì, vabbè, comunque possiamo dire che loro hanno espresso questo giudizio negativo, ma tutti i nostri telespettatori, magari ci sarà qualcuno, no? A qualcuno piacerà, a qualcuno sì, ecco, ve lo faremo sapere. Allora Maria Luisa, complimenti per come hai insegnato a tuo figlio, insieme alla tua mamma, insieme a tua suocera, a essere anche un bravo marito, insomma, ma signore, questo è un uomo da sposare, è vero? E dove lo troviamo uno che cucina, che fa la pasta fatta in casa? Aspetta Virginia, ti interrompo. Che devo fare? Devi prima assaggiare il tortello e poi giudicare. Hai ragione. Non però corriamo. Già che lo fai, noi ci accontentiamo. Dici che no, dici? Guarda, io dico che è perfetto, ma anche perfetto. I gesti che fa, è proprio bravissimo. Sì. Mi astengo, perché mi avete detto che non mi fate niente. Ho lavorato per conto mio e mi sono fatto un cappelletto. Guarda che bello. Cappelletto, vabbè, allora ti mangi quello. Quello di carta oggi. Allora, noi intanto continuiamo a fare questo impasto, lo dobbiamo stendere per farvi vedere come si fanno i tortelli e nel frattempo andiamo a vedere nei dintorni di casa vostra che cosa sta succedendo, perché c'è sempre qualcuno che ha molto da fare. Ciao Virginia, sono Anna, la zia di Alessandro. Oggi voglio mostrarti un piatto, diciamo che le mie migliori ricette nascono dalla cucina del vicino, perché sono uno svuotafrigo. Oggi ho cucinato gli spaghetti con peperoncino, pomodorino e chiodini. Ora ti mostrerò il piatto. Perché ho detto svuota frigo? Perché i funghi erano stati cucinati ieri, ma erano troppi e quindi ho pensato di fare questo. Il piatto è pronto. Ma che brava signora e che buoni questi spaghetti, funghi e pomodoro. Chi è questa brava bella signora? Questa è mia zia Anna. Brava zia Anna. È un'ottima cuoca pure lei. E si vede. Brava zia Anna, mandaci altre ricette girate a casa oppure vieni a cucinare qui con noi. Una bella ricetta di riciclo, complimenti per l'idea. Allora. Qui siamo quasi alla parte finale. E facci vedere Maria Luisa come si riempiono i tortelli di nonna Rina. Allora basta mettere un cucchiaio, un cucchiaino di pesto che abbiamo precedentemente preparato, chiudere il tortello bene,
Quindi facciamo un quadrato, poi lo sì? chiudiamo al rettangolo, poi li chiudiamo in avanti. Ecco. E quindi ecco il tortello di nonnellina. Ma che belli! Certo che questi vengono anche grandi, quindi sì, la porzione sì, 4-5 insomma ne certo, bastano per la porzione. Sono abbastanza buoni. Sì. Allora facciamo così, mentre la mamma Maria Luisa finisce i tortelli con l'aiuto di Don Domenico, vogliamo intanto andare a preparare sì, il condimento? Sì, sì, certo. Quindi come lo facciamo? Guarda Virginia, facciamo sciogliere il burro in sì, un tegamino, allora, questo è perfetto. Il burro, quindi burro sì, e salvia praticamente. Burro e salvia. Quindi facciamo sciogliere il burro sì, la pasta. E aggiungiamo la salvia. Sì. Mettiamo quindi la salvia, fai sì, tu, vedi se devi possiamo, aggiungere sì, anche l'olio, non so come avevi detto. Sì, vediamo subito se proviamo. Tra l'altro Maria Luisa è da pochissimo andata in pensione, sì, è vero, lavoravi sì, all'Enel. Lavoravo all'Enel, invece, ho lavorato tutta una vita sì, all'Enel. Sì, quindi insomma ti sei dedicata sì, molto al lavoro oltre che alla famiglia e certo, al figlio. E adesso qualcosa da fare ci deve essere. Certo. Quindi la cucina con l'aiuto di tuo figlio che invece è laureato in economia, fa tutt'altro, però aiutare mamma a però casa cucina, è comunque è una tua passione. Mangiare bene vuol dire cucinare bene. Ecco, l'acqua sta iniziando a bollire, direi che è arrivato il momento di buttare i tortelli, Don Domenico. Vai con i tortelli alla zucca di nonna Rina, vediamo quanto ci vuole per farli cuocere. Pochi minuti, appena salgono al bollo. Salgono, sì, la pasta minuti, fresca è così. Esatto. È buona, buona da mangiare. Don Domenico, facciamo una cosa, preparate un piatto. Piatto quello lì, sì, bello a cappelletto. E facciamo una a ciascuno. Bravo, bravo, uno a ciascuno. Allora, Don Domenico, facciamo così. Intanto voi aspettate che i tortelli vengano a galla. Sono 4, uno per uno. Va bene. e nel frattempo, condite, fate un bel piatto. Io voglio portare questo ragazzo qui perché, visto che ha imparato così bene le ricette di sua mamma, vorrei che ci proponesse un secondo di pesce velocissimo e gustosissimo. Ok Virginia, allora un secondo velocissimo, un calamaro in crosta. Calamaro in crosta di pistacchio. Sì. E allora questi sono gli ingredienti: un calamaro a persona, 30 grammi di pistacchi a calamaro, 30 grammi di pangrattato a calamaro, olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Allora, ecco qui i calamari, ecco i pistacchi, cosa facciamo? Allora, tritiamo un po' di pistacchi. Tritiamo i pistacchi. I calamari li dovete pulire bene, ovviamente. Sì, li possiamo fare anche grossolanamente. Sì. Diciamo, senza proprio tritarli. A granella grossolana. Grossolana. Sì, sì. Perché il pistacchio poi è buono anche ritrovarlo intero, sì, nel piatto. Sì, è vero. E poi davvero questa è una ricetta velocissima perché non ci vuole davvero nulla. Ecco, vediamo un po' che bello questo piatto, Don Domenico. Vedo guarda con qui, gioia che lo avete portato a noi. Anche se Anna Maria già si leccava i baffi, l'ho vista. Anche Carlo, con la secondo me. Sì, sì, sì. Carlo è silenzioso. È vero. Aspetta in silenzio. Aspetta, anche se lui ha quello di carta, ha detto che si mangiava quello, Carlo? Ecco. Allora, okay, facci vedere come tagli i calamari. Allora, il calamaro lo possiamo anche tagliare con una forbice, se sì, uno, diciamo, è più... Allora, una volta puliti sì, i calamari, ovviamente devono essere stati lavati e puliti per bene. Certo. Si aprono in questo modo. A metà. Eccolo qua, ecco, il calamaro pulito. E li mettiamo poi sulla teglia? Sì, però prima di metterlo nella teglia gli diamo una tagliata, ecco, leggera, lo incidiamo in modo che cuocia più velocemente, insomma, no, meglio. In modo che non si arriccia durante la cottura. Ah, vedi che bravo. Perché praticamente il calamaro, essendo un mollusco, certo, tende a certo, farsi a conchiglia. E poi lo mettiamo nella pirofila, esatto, con un po' di olio ci o alla fine?
L'olio lo mettiamo alla fine. Allora, quindi mettiamo i calamari tagliati in modo che non si arriccino. Ci cospargiamo sopra i pistacchi, un po' di pangrattato. Esatto. Tagliamo un po' di prezzemolo e non finiamo la ricetta, perché le nostre signore sono in attesa, ma ci dobbiamo vedere tra pochissimi minuti, perché non abbiamo mica solo questa. E quante ne abbiamo ancora? A tra poco! Instant Duster Pro è lo spolverino rotante senza filo, incredibilmente semplice da usare. Il segreto di Instant Duster Pro è nelle migliaia di setole speciali con carica elettrostatica. Guarda queste fibre come catturano la polvere. L'elettricità statica attira polvere e sporco come un magnete, poi li intrappola in modo così facile e veloce da non lasciare alcun residuo. Penetra nelle fessure e negli angoli, rimuovendo delicatamente tutto lo sporco all'istante. È fantastico per pulire tapparelle, termosifoni, paralumi, cornici e piante. Con Instant Duster Pro, le setole super morbide si adattano a qualunque superficie da pulire all'interno e all'esterno. Ora puoi spolverare senza dover spostare niente. Poi basta risciacquare le setole, metterlo ad asciugare e dopo potrai usarlo ancora. Include anche l'accessorio con mini setole ed è perfetto per gli spazi più piccoli. Presenta anche un braccio estensibile per pulire quei punti alti difficili da raggiungere. Vi presentiamo Instant Duster Pro, al prezzo incredibilmente vantaggioso che vedi sullo schermo. Il kit completo include il manico ergonomico Instant Duster e la testina grande con le speciali setole elettrostatiche, la testina piccola e il braccio estensibile totalmente gratis. Ma c'è di più! Chiama per informazioni sulla seconda unità con uno sconto speciale del 50%. Il nuovissimo spolverino rotante senza filo, incredibilmente facile da usare, che ti permetterà di spolverare ogni punto della casa in modo più facile e più veloce. Chiama ora o visita il nostro sito per avere informazioni di Instant Duster Pro. Com'è lo Spirito Santo? Quale gesto ha? Quale faccia ha? Io credo che attorno a noi ci sia un impalpabile. Lo sento, lo avverto, ma non riesco a convogliarlo in una religione. Una frase che mi disse una volta mia nonna da bambino: sono bellissime le perle, ma è il filo che fa la collana. Questo filo è un po' questo, quello che non si vede, quello che ci lega tutti quanti. Può darsi che anche lì ci sia un pochino di Spirito Santo. Noi dallo Spirito Santo soltanto conosciamo i doni. Io credo, questa sera alle 21.05 su TV 2000. Ogni giorno il meglio della musica italiana. L'intrattenimento per tutti i gusti e un po' di latte miele. Latte miele, il gusto italiano che ti fa sentire bene. Favur ha appena un anno e ha già sofferto l'agonia di una pancia vuota. Eppure, con 9 euro al mese, puoi dare a Favur il cibo terapeutico che le salverà la vita. Tutto qui. Chiama subito l'800 90 21 44 o visita il sito UNICEF e dona 9 euro al mese. I medici e gli infermieri dell'UNICEF potranno curare i bambini grazie alla tua generosità. Quando i bambini malnutriti hanno solo poche ore da vivere, tutto quello che serve sono 9 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare le loro vite. Quindi, per favore, chiama subito l'800 90 21 44 o visita il sito UNICEF e dona 9 euro al mese. Grazie. I drammi dei sopravvissuti agli incidenti sul lavoro. Mi rompi e non mi vuole più nessuno. La tragedia di un popolo senza terra. Questo spettacolo è dedicato al popolo curdo. La matita geniale di Zero Calcare. Questa è una guerra. La guerra è una cosa brutta. Tutto questo prende vita a teatro. Si va in scena! Tutto questo e non solo a Retroscena. Martedì e mercoledì in seconda serata. Questa sera alle 19, Giampiero Spirito vi aspetta con Sport 2000. Per gareggiare a 43 anni non ci sono grandissimi segreti, tranne tanta passione, tanto amore e la spinta della famiglia. Io sono un po' geloso di te, perché io ho il mio spirito guida e tu c'hai lo spirito addosso. Non mancate, ci vediamo questa sera. Eccoci.
eccoci qui, vi abbiamo aspettato per farvi vedere il calamaro in crosta di pistacchio. Come si fa? Avete visto? È semplicissimo. Quindi Alessandro ha tagliato i calamari in due, incidendoli in modo che poi in cottura non si... arriccino. Poi sopra... ci abbiamo messo un po' di pistacchi tritati. Pistacchi tritati. Insieme al pan grattato. Bene. Insieme pure alle code del calamaro. Certo. Tagliuzzate. Un po' di prezzemolo, un po' di sale. Possiamo infornare a che temperatura e per quanto tempo? 180 gradi per 15 minuti. Ci manca un po' di olio d'oliva. Un po' di olio, esatto. Ecco qui. 180 questo... gradi sì. Per 15 minuti. Don Domenico, possiamo infornare questo buonissimo secondo piatto semplicissimo. Veloce. No. Ma che sta facendo? Domenico! Ma che state facendo? Domenico è qui con noi perché tu lo sai che lui non li ha mai mangiati i tortelli mantovani. Ah, si è accomodato! Certo! Si è accomodato per assaggiare i tortelli! Virginia, non ti preoccupare che appena ho finito di assaggiarli, vengo. Addirittura? Vabbè, fatemi sapere com'è. Virginia, non ce li lasciano quindi? Non c'è, no. Penso di no. Avevano detto che erano per noi quattro. Altro che cappello di carta, Carlo. Allora, questi li possiamo infornare. Ecco qui. E a questo punto so che ci volete regalare un altro piatto, sempre un secondo, anche questo semplice, ma della tradizione. È un secondo. Un involtino di carne con l'uovo sodo. Quindi alla boscaiola. Allora, gli involtini alla boscaiola, fa sempre piacere ricevere idee in più per preparare i secondi, quindi un'idea velocissima. Ecco gli ingredienti. Vi serviranno delle fettine di carne di vitella, delle uova sode e poi per il condimento 50 g di piselli, 50 g di funghi, mezza cipolla, olio extravergine d'oliva, sale, prezzemolo tritato e se volete anche un po' d'origano. Allora, esatto. Da che cosa iniziamo? I funghi. Sì. Funghi tagliamo. Champignon, no? Sì. Champignon. Ecco, sì. Quindi già quelli tagliati, insomma, li tagliamo, esatto, a fettine. Poi facciamo un po' di cipolla e un po' di prezzemolo, quindi ci prepariamo tutti gli ingredienti. Don Domenico è tornato. No. Ma quanti ce ne avete lasciati? Sono altruista, li devi assolutamente assaggiare. E meno male che siete un po' generoso. È stato generoso. Li abbiamo divisi due in tre persone. Due in tre persone. E due l'abbiamo lasciato. E due sono i miei. Due sono i miei. Va bene, così mi sta bene, Don Domenico. Don Domenico, ma sapete che questi nostri ospiti sono dei grandi sportivi? Tutti e due, mamma e figlio. Mi fa piacere. E anche il papà Aurelio che è a casa? Sì, di meno di noi, però diciamo è attivo. Sì, sì, ci piace lo sport. La signora Maria Luisa è un amante della Zumba, è vero? Sì. Questo nuovo sport aerobico dove si fa ginnastica ballando. Sì. Ti piace? Sì, tanto. Vediamo qualche fotografia del gruppo di Zumba di Maria Luisa. Sì, brava Maria Luisa, così bisogna essere sportivi. Invece tu che sport fai? Io pratico sport, diciamo, come spinning, e poi bici da strada. Bravi. E fitness in generale, insomma. E poi, ecco, oltre allo sport, la cucina buona. E la cucina. Allora, possiamo andare ai fornelli? Sì. Perché dobbiamo preparare prima il condimento, vediamo un po'. Esatto. Come dobbiamo versare fa? tutto nella padella. Intanto mettiamo quindi... un po' di olio. Sì. Ecco. Mettiamo prima un po' di olio. Un po' di olio. Versiamo il facciamo tutto. Facciamo scaldare. Sì. Ecco. E poi aggiungiamo la cipolla, i funghi... E il prezzemolo pure lo metti già da subito o solo alla fine? Lo possiamo mettere anche da subito perché... No, dopo, dice mamma. Dopo. Maria Luisa è la tua maestra. Allora, è vero? Seguiamo se Maria Luisa dice così, sì. È la mamma, lo metterò insieme alla carne. E i piselli quando vanno, Maria Luisa? Metterei... Subito? Va bene, sì, possiamo metterli anche adesso. Allora, quindi facciamo un po'... insaporire e nel frattempo andiamo a preparare i nostri involtini.
Ecco qui, allora, come si fanno gli involtini? Questi sono molto sfiziosi, perciò la boscaiola con funghi, piselli, insomma un po' di tutto. Facci vedere come si fanno. Allora, le uova sono sode. Uova sode. Quindi prendiamo le fettine di vitello, sì. Eccole, una a te e una a me. E praticamente è davvero facile, perché dai. Passiamo un uovo, eccolo qui, e praticamente, Virginia, si arrotola. Vai. Vediamo un è po'. È molto semplice. È proprio facile. Ah, proprio, ma che buoni che devono essere. Don Domenico, li avete mai assaggiati così, gli involtini, così con mai. L'uovo sodo? Anche questa è una ricetta antica delle nonne? Sì. È una ricetta sì, sì una ricetta, perché alla diciamo... fine è completa, ah, perché vedi. Oltre la carne c'è anche l'uovo. Sì, e... interessantissimo. E c'è anche il contorno, perché i funghi, piselli, cipolla, bene. È un bel contorno. Io vi anticipo subito che stiamo per preparare gli ingredienti di un dolce buonissimo, anche questo che si fa possiamo in due, tre tutto. Minuti, sì. Non di più. Ma mentre noi ci mettiamo, ci armeggiamo un po', Don Domenico, andiamo anche a vedere che cosa sta facendo la nostra Francesca. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Cara Virginia, caro Don Domenico, buongiorno. Io questa mattina sono a Roma, all'Osteria Antica Saluzzo. E qui con me c'è lo chef, Fabio Cinelli. Buongiorno, chef. Buongiorno a tutti voi. Allora, grazie dell'ospitalità, o meglio, ho fatto incursione, eh? Che cosa prepariamo di buono questa mattina? Carciofi alla romana. Come sceglierli, come prepararli e come condirli. Tanto come sceglierli, questi sono meravigliosi. Questi sono i famosi cimaroli, Fabio. Questi sono carciofi cimaroli, ovvero il principe della pianta del carciofo. Il più grande, il primo, quello posto nella parte più alta e quello che poi dovrebbe regalarci il maggior sapore. La scelta del carciofo deve nascere sempre ed esclusivamente dal gambo. Un gambo importante ci assicura un carciofo di qualità. Allora, il procedimento che tu stai facendo chiaramente permette di avere foglie tenere quando si va a mangiare, no? Sì, quello che ci permette di scegliere il carciofo e quindi le foglie migliori è il colore. Il momento in cui noi andiamo a trovare la parte un pochino più chiara è il punto in cui siamo arrivati a pulirlo. Va tagliato, quando se ne fa più di qualcuno e quindi c'è bisogno di maggior tempo, lo si mette in un'acqua acidulata con del limone, altrimenti lo si può passare singolarmente in questa maniera e il carciofo non diventerà più scuro. Invece in alcuni casi c'è la barba dentro, no? Si chiama così? La peluria del carciofo? La peluria all'interno del carciofo è dato innanzitutto dal periodo, perché il carciofo ha bisogno di una temperatura abbastanza rigida e quindi viene la barba. In quell'occasione abbiate il coraggio di dividerlo e togliere la barba all'interno, è molto meglio. Allora, vediamo come si condisce il carciofo. Abbiamo preparato del sale e del pepe che andiamo a mettere sia all'interno, spingendolo e condendo anche l'interno, poi lo andiamo a passare sul gambo, mentuccia. Don Domenico, questa è la mentuccia fresca, profuma tantissimo, mentuccia romana. Quella con la barba, quella vera. Dopodiché prendiamo dell'aglio, lo facciamo a pezzettini piccoli, come in questo caso, e lo poniamo all'interno. Il carciofo è pronto per essere cotto. E allora la nostra magia, andiamo a vedere il piatto pronto, come lo servite voi a tavola nella vostra osteria antica Saluzzo, caro Fabio. Eccolo qui. È il risultato che andiamo ad ottenere. Mi raccomando, non gettate i gambi, utilizzateli che è quanto c'è di meglio. Lo chiudiamo con un giro di pepe macinato al momento e il nostro carciofo è pronto. Ormai lo sanno tutti, i carciofi sono la mia passione, quindi grazie chef. Grazie a voi. Io devo assaggiare. E allora buon appetito a voi e buon appetito a noi che siamo pronti per regalarvi un dolce. Come dicevamo prima? Un plum cake dolce marmorato. Plum cake marmorato, questi sono gli ingredienti. 3 uova, 250 g di farina, 125 g di zucchero, 50 ml di olio di semi, una bustina di lievito, un bicchiere di yogurt, 60 g di cacao amaro e poco latte, che vedremo come si utilizza. Questo è un tuo dolce, Maria Luisa? Sì. In effetti è lei che me l'ha insegnato e io l'ho modificato, però... Ah, hai fatto pure le modifiche? Sì, Virginia. Ma mamma è d'accordo? Sì, condivido.
Ma al papà piace mangiare, papà Aurelio? Lui assaggia, fa l'assaggiatore ufficiale. Poi in casa veramente non siete solo voi tre, perché c'è anche qualcun altro di molto importante. Vorrei far vedere le foto. C'è Asia, il nostro cagnolino. Quanto è bella! È un Doberman. Quanto è bella! È una femmina. Una femmina di Doberman. Sì, amate anche gli animali? Sì, sì. Sempre. Don Domenico, com'è bello vedere la famiglia legata. Certo, e a proposito vorrei dire un pensiero del Papa Giovanni Paolo II. La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto, donare la vita e donare l'amore. Ecco. I grandi doni di Dio. È vero, è vero. Molto bello. E olio, yogurt? Sì, perché questo è un plum cake marmorato dove ci va l'olio di semi. Quindi ci mettiamo 50 ml. E lo yogurt, un vasetto di yogurt. Sì. Benissimo. Esatto. Poi abbiamo il lievito, una bustina di lievito che tu sciogli in un cucchiaio di latte. Sì, dico bene? Ci mettiamo un po' di latte perché così il lievito si monta, ecco, leggermente. Va bene così? Sì. Ancora un po'? Mettici un altro pochino. Un altro pochino. Un altro pochino, sciogliamo il lievito e lo aggiungiamo all'impasto. E ovviamente è marmorato perché lo scopriamo tra poco. Intanto ripassiamo insieme tutte queste ricette. Per i tortelli di zucca di nonna Rina fate subito la pasta, lavorando la farina con le uova, un pizzico di sale e un po' di olio extravergine d'oliva. Ottenete un panetto, stendetelo e poi formate dei dischi di pasta con l'aiuto di un coppa pasta. Preparate anche l'impasto, tagliate a cubetti la zucca e cuocetela a vapore finché non diventerà una crema. Nel frattempo tritate gli amaretti e le mandorle. Versate in una ciotola la zucca, poi unite le mandorle, gli amaretti e il parmigiano ed ottenete una farcia omogenea. Mettete un cucchiaino di impasto in un quadrato di pasta e chiudetelo a fazzoletto. Cuocete i tortelli ottenuti in abbondante acqua salata per 3-4 minuti. Poi conditeli con il burro fuso, salvia e noce moscata. Spolverate con abbondante parmigiano grattugiato. Per i calamari in crosta di pistacchio, pulite i calamari, quindi con un coltello incideteli leggermente, in modo che durante la cottura non si chiudano su se stessi. Tritate dei pistacchi, uniteli al pan grattato e spolverate il trito ottenuto sui calamari, aggiungendo prezzemolo e olio d'oliva. Cuocete a 180 gradi per 15 minuti. Per gli involtini boscaiolo fate rassodare le uova in un pentolino. Mettete del sale sulle fettine di vitella e arrotolatele intorno all'uovo sodo, bloccandole alle estremità con uno stuzzicadenti. Nel frattempo fate soffriggere in padella della cipolla e unite piselli e funghi. Fate cuocere gli involtini nella padella, rigirandoli di tanto in tanto. Spolverate alla fine con prezzemolo tritato. Per il plum cake marmorato, lavorate le uova con lo zucchero. Aggiungete la farina setacciata, aggiungete l'olio di semi, lo yogurt, il lievito sciolto in un goccio di latte. E poi, quindi, separiamo l'impasto in due ciotole. Cioè, in una ce la mettiamo, esatto, di meno, giusto? Sì, ce ne mettiamo di meno. Aggiungo un po' di latte, hai detto. Un pochino di latte. Per allungare. Esatto. E poi, praticamente, ci versiamo il cacao. Versiamo il cacao e lo facciamo incorporare. Incorporare. Benissimo. Don Domenico, vogliamo intanto sentire il vostro pensiero? Sant'Antonio di Padova. Le virtù sono il tesoro dell'uomo. Le virtù sono chiamate giustamente sostanza, perché sono il sostegno dell'uomo e fanno sì che egli non cada e non si distacchi dalle cose eterne. E per essere in grado di conservare le virtù è necessario che il giusto viva con sobrietà e attenzione. Quando parliamo di virtù non dobbiamo soltanto considerare le grandi virtù, le virtù teologali, ma ci sono tantissime altre virtù che li possiamo chiamare anche minori, ma dice Sant'Antonio sono il coronamento
dell'animo, ecco, di una persona. Sono quelli che completano, sono il sostegno per l'uomo e sono, ecco, tantissimi. E tutte quante servono per completare l'uomo. Però bisogna starsi attenti, dice Sant'Antonio, che dobbiamo arricchirci di queste qualità, però nello stesso tempo dobbiamo fare in modo da non distoglierli, di allontanarli da noi, perché queste ci assicurano anche la vita eterna. Ecco, quindi le virtù viste da Sant'Antonio di Padova, bellissimo, grazie Don Domenico. Allora, intanto avete visto che Alessandro ha amalgamato un po' di cacao all'impasto, ovviamente ne mettete, sono 60 grammi, ma ne mettete la quantità che a seconda di, esatto, come l'avete, certo, diviso. Poi si mette sul fondo dello stampo da plum cake l'impasto bianco, sì, si aggiunge sopra l'impasto scuro, sì, vero? Sì. Anche qui si può fare secondo la vostra creatività, sì, no? Lo aggiungiamo e come lo lavori? Ci si può aggiungere anche del cacao in pezzetti, anche cacao, in cioccolato, certo, se si, certo, vuole aumentare il sapore. Ecco. Poi dipende dal gusto. Benissimo. Dal gusto del... Come lo lavori adesso? Adesso prendiamo uno stecchino di legno. Ah, benissimo. Uno stecchino anche di quelli... Ecco, questo grande. Da spiedino, esatto. Sì. E facci vedere. E con l'aiuto così praticamente ci togliamo anche quest'altra parte... Ecco, quindi lo lavori all'interno, facci, sì, vedere, facci vedere. Lo lavoro così, semplicemente. Per marmorizzarlo, ecco che cosa significa. E guardate qui il plum cake pronto. Don Domenico, fate una cosa, tagliatene una fettina per far vedere ai nostri amici a casa com'è bello dentro, anche da presentare. Grazie Maria Luisa per queste splendide ricette che hai tramandato già a tuo figlio Alessandro e a tutte e due per avercele presentate. Salutiamo il papà Aurelio che ci guarda da casa, salutiamo tutta la città di Cassino che ci sta sicuramente guardando, li salutiamo con il cuore, grazie assaggiatori. Guarda la carne e tutti il pesce. I secondi. E lui va in barca. Sia carne che pesce, bravi assaggiatori, è tutto buonissimo. Grazie al nostro Don Domenico e a tutti voi, alla prossima ricetta. Arrivederci. Arrivederci.